E allora, camminando si consumano le scarpe, ma si vede il mondo che ci circonda, scrisse Romano Battaglia. Parliamo di camminatori di trekking sociale. Dal 1 al 3 marzo Walden Viaggia a Piedi organizza una festa del cammino e dei camminatori nelle vallate della Romagna. Ne parliamo con Paola Grandi di Walden Viaggi a Piedi. Buongiorno Paola, benvenuta. Buongiorno, allora ci spieghi subito che differenza c'è tra il trekking e il social trekking? Allora, il social trekking che Walden Viaggi a Piedi ha ideato a partire dal 2012, questa qui è la 12ª edizione, è più che altro un modo per stare di nuovo tutti insieme fra tutti i viaggiatori di Walden, ma anche fra tutti coloro che desiderano partecipare, ma soprattutto di utilizzare il cammino per conoscere un territorio, quindi incontrare tante realtà sociali e tante associazioni, enti locali, e quindi utilizzare questo strumento del cammino per stare tutti quanti insieme, ma anche con degli scopi anche più sociali. Infatti quest'anno in particolare abbiamo scelto proprio per questo motivo di fare l'evento in Romagna, in particolare a Faenza, perché ogni anno viene fatto in una località diversa. E allora, e quest'anno abbiamo scelto Faenza nella Romagna. Ecco, la Romagna che lo scorso anno è stata colpita in maniera forte da ben due alluvioni, è un'iniziativa quella che avete organizzato anche per sostenere questi territori che sono ancora duramente provati da quell'evento meteorologico così forte e così anche inatteso. È la prima iniziativa di questo genere che organizzate? Allora, come Walden Viaggi a Piedi, sì, nella Romagna è la prima iniziativa. Abbiamo scelto appunto questi territori per stare vicino, per cercare di continuare a mantenere viva l'attenzione, anche perché tanti partecipanti, tanti viaggiatori di Walden a maggio scorso sono venuti proprio in Romagna a dare una mano, quindi a sostenere direttamente e fattivamente questi territori. Ora che l'emergenza è finita, però bisogna ancora tenere viva l'attenzione, perché non tutte le situazioni di emergenza e precarie sono state risolte. Quindi abbiamo pensato di organizzare quest'anno il social trekking qui. È ovvio che nel corso del tempo, da maggio fino ad ora, tantissime altre iniziative sono state svolte, non di cammino, però concerti e attività nelle piazze e spettacoli teatrali per raccogliere comunque fondi per la Romagna. Sicuramente è stato fatto tanto, ma l'attenzione non bisogna farla svanire, perché ancora c'è bisogno sicuramente. Paola, parlavi dell'edizione numero 12, quali altre località avete visitato in questi anni? Vi siete spostati anche un po' più a sud? Sì, abbiamo visitato, diciamo, tante parti dell'Italia. L'anno scorso eravamo ad Avigliano, in Val di Susa. Poi l'edizione precedente, invece l'ultima prima dell'emergenza Covid, è stata a Salerno. Abbiamo visitato Roma, Firenze, Bologna, Pavia, veramente tante realtà. E di solito sempre molto partecipate. Infatti quest'anno abbiamo 180 iscritti, e siamo contenti di questa risposta da parte dei camminatori, e si divideranno un po' in tutte le attività che abbiamo messo in programma, quindi non solo trekking, ma anche visite a Faenza, visite ai territori, degustazioni, cene in compagnia. Ci sono tante cose che si possono fare in questi 3 giorni. Si dice, Paola, che ogni camminatore lasci il cuore nel posto più bello che ha visitato, o comunque un pezzo di cuore in uno dei posti in cui ha appoggiato i propri piedi. Qual è il tuo posto del cuore? Beh, il mio posto del cuore è sicuramente l'Appennino. L'Appennino tosco-romagnolo, dove mi sono trasferita poi ad abitare. Da Imola mi sono trasferita un po' più in montagna, al confine fra la Romagna e la Toscana. Quindi il mio posto del cuore è sicuramente quello, che è stato tanto ferito dalle due alluvioni, e in più ce n'è stata un'altra anche a novembre, in particolare sull'Appennino. Quindi il mio cuore è lì, in questi territori un po' spopolati, che però hanno veramente una natura bella, e per chi ama camminare è un piccolo paradiso.
E poi un altro posto dove mi piace camminare è la Grecia, sono appassionata di Grecia, quindi diciamo l'altra parte del mio cuore è lì effettivamente. Beh, due posti meravigliosi sicuramente. Alla luce della tua esperienza, Paola, perché camminando è più facile sintonizzarsi con l'altro, ma anche con la natura? Beh, diciamo che forse il camminare, non lo dico solo io, ovviamente è una sorta di meditazione, si stacca, si stacca dalle proprie mappe cognitive, diciamo quelle che di solito ci aiutano a interpretare la realtà di tutti i giorni e siamo un po' più aperti all'imprevisto e soprattutto alla novità e di conseguenza siamo più aperti all'incontro con l'altro e questo è anche uno dei motivi del social trekking e anche all'incontro con la natura. Ci liberiamo di solito quando camminiamo, soprattutto in un ambiente naturale, di quelli che sono i nostri pensieri quotidiani sicuramente, quindi è per questo secondo me, la natura e il camminare ci lascia la mente un po' più libera per aprirci all'incontro sicuramente. Ed è proprio così. Bene. Allora, Paola, ricordiamo, mi dicevi che sono già 180 gli iscritti, c'è ancora tempo, c'è ancora posto per prendere parte al social trekking dall'1 al 3 marzo in Romagna? Allora, diciamo che molte delle attività che abbiamo individuato e che sono in programma sono attualmente sold out perché Ah, ovviamente mancano pochi giorni certo. all'inizio. Però per tutte le escursioni del sabato invece c'è ancora posto. Per la domenica no, ma per il sabato c'è ancora posto. Quindi chi volesse ancora aderire può guardare il sito socialtrekking.it, lì c'è il mio indirizzo email. E mi può contattare per essere inserito in una delle escursioni del sabato che ricordo sono gratuite e quindi è ancora possibile partecipare e prendere parte alla nostra iniziativa. L'ultima cosa volevo solo ricordare che il social trekking quest'anno appunto sostiene due progetti di ricostruzione nel territorio romagnolo. Uno è la ricostruzione della scuola di musica Arti Station di Faenza che è stata distrutta durante l'alluvione e l'altra sono i sentieri, la sentieristica del comune di Marradi, che anche quello ha avuto parecchi danni anche dalla recente alluvione di novembre che c'è stata qua. Benissimo, Quindi anche questo è il social trekking. bene, grazie, grazie Paola Grandi di Walden Viaggi a Piedi, buon cammino. Grazie a voi per Ciao. l'interesse e speriamo di vedere tanti dei vostri telespettatori al social. Grazie mille. Arrivederci. Ciao, ciao Paola, noi siamo un po' troppo distanti per Eh sì, poter raggiungere quei però posti in abbiamo un poco collega giù in tempo. redazione che probabilmente se ha ascoltato l'intervista si Tony, fionderà. sicuramente, Un grande sicuramente. camminatore, Tony.